e ho ricoperto come nube la terra. Ho posto la mia dimora lassù, il mio trono era su una colonna di nubi. Allora il creatore dell'universo mi diede un ordine, il mio creatore mi disse: venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la vergine, per riscattare coloro che erano sotto la vergine, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, nel proprio fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, che grida a Padre.
Antonio, riceve quest'abito con il quale sei ammesso a far parte della famiglia religiosa che vive per me, dedicata alla Vergine Santissima. Porta quest'abito in segno di appartenenza alla Madonna e mi fa che non possa avere la vita eterna. Amen. Ma ricevi quest'abito con il quale sei ammessa a far parte della famiglia dell'eternità e rimarrà la Vergine Maria, mentre la mano di Dio ha messo tutti i Cristo che vive in te per rendere gloria alla verità e porterà la terra di Cristo per te. Amen. Andavici Nicola. Nicola riceve in quest'abito che non fa senso dalla parte del mio Dio e della mia Vergine Maria e della madre di Dio che è il Signore di Cristo che è in te, sta nella gloria della Trinità e coprirà la mia Vergine di te. Amen. E che è in te, nella gloria della Trinità, coprirà la mia Vergine di te. Amen.
mattina. Michele, dice che è stato il padre di famiglia, le risorse che hanno detto, dedicata alla legge di Maria, che io da madre mia ho dedicato a me in Cristo che mi vede, per rendere gloria alla Trinità e alla mia Maestro Giorgio, Maestro Giorgio, io non cedo per prima, ti telefono
Guardiamo resistere, io vedo